Buongiorno a tutte e a tutti, le autorità presenti, all'ex sindaco e a tutti voi legnanesi che oggi siete qui. Siamo qui riuniti per ricordare una persona che io non ho conosciuto, ma trovo proprio per questo bello, e ho trovato bello la richiesta di poter intitolare un pezzo della nostra città a una persona che ha fatto tanto, come abbiamo letto, come abbiamo sentito nella lettura di questa biografia, per tenere vivo lo spirito della nostra comunità, lavorando sulla cultura, lavorando sull'informazione, lavorando sull'animazione, sulla, diciamo, sul fare in modo che non si perdesse la memoria di quello che siamo stati, delle nostre origini, e perché tutto questo si potesse tramandare alle generazioni più giovani. Io non ho conosciuto Giorgio, è vero, però l'ho conosciuto lo stesso. I suoi libri credo che siano nelle librerie di molti di voi, ne ricordo alcuni, quello sull'ospedale che è stato citato, una mamma infermiera, potete immaginare come fosse orgogliosa del suo ospedale, e quindi quel libro sul suo ospedale, e poi altri che sono ancora nella mia libreria di casa, che campeggiano con orgoglio. Ho tanti libri, ho una libreria che io e mia moglie amiamo conservare, curare, ma ce n'è sempre un cubotto della mia libreria che ha sempre davanti un paio di libri in bella mostra che parlano della nostra Legnano, perché lo trovo qualcosa di importante. I miei figli oggi magari non li guardano ancora, ma a un certo punto li guarderanno, e come ho fatto io ai tempi con mio papà, lo faranno anche loro, e questo è importante per tramandare quello che siamo stati, da dove veniamo, la nostra cultura. E fatemi dire un'altra cosa, ringrazio la famiglia, perché quando abbiamo dovuto decidere il luogo da dedicare ci siamo interrogati, no? Perché ci potevano essere anche magari qualche altro luogo che ci chiedevamo, ma poi mi è piaciuta la proposta di stare qui, non solo e non tanto per una questione di visibilità, ma per quello che c'è di fronte qua, perché questa è un'area, forse una delle ultime che rimane di fronte a una scuola così importante come il nostro liceo, una scuola superiore, che è un luogo nella quale si apprende la storia, la cultura, ed è importante, lo dicevamo anche prima, che i giovani che escono da quella scuola ogni tanto stanno qua, l'ho fatto anch'io da liceale, ogni tanto vieni qua, ti mangiavi il panino, ecco, vedere una targa, interrogarsi, magari farsi la domanda e poi magari alla sera tornare a casa e trovare nella propria libreria di casa proprio uno di quei libri e dire, oh to, guarda, quel libro lì l'ha scritto quella persona là, cioè che andiamo a capire, e da lì iniziare a incuriosirsi, perché è da questo, da queste cose piccole, semplici, che nasce la passione per una comunità,